qui con Saul, Beatrice e Federico, terza stagione. Ci descrivete la terza stagione in tre parole? Tre parole? Vai, una testa. No, perché emozionante è troppo normale. Intraprendente. Vai, Federico. Ammazza, me lo trovo male. Intraprendente. Strabiliante. Ammazza, ragazzi. No. Lei ha detto intraprendente, l'ha detto lei, io strabiliante. Entusiasmante, oggettivamente. Bravo. Federico, mi perdonerai, iniziamo dalla coppia che si è formata nell'ultima stagione. Allora, Sal, abbiamo sempre visto Christian rubacuori. Invece, rubacuori, infatti. Invece quest'anno avrà una relazione. Oggettivamente Christian ha avuto il suo grande cambio tra la prima e la seconda stagione, perché nella prima stagione era il bel ragazzo della scuola rubacuori, di tutti e di nessuna. Poi nella seconda stagione appunto inizia questa relazione con Emma e sarà appunto un argomento centrale anche nella terza stagione, il rapporto che avrà con Emma, perché come abbiamo già detto gli altri appunto giornalisti, Emma avrà un problema di salute, quindi questo complicherà il rapporto, diciamo così. Ma secondo voi come il fatto che adesso stanno insieme li fa cambiare e maturare anche? Come si aiuta una vicenda a crescere? Se si aiuta una vicenda a crescere, questo, secondo voi? Questo episodio appunto della malattia appunto di Emma aiuterà molto a crescere tutti e due, cioè li porterà veramente a crescere assieme anche e li aiuterà anche a rendersi più forti. Concordo alla fine, nel senso lui mi aiuterà un sacco in questo problema, purtroppo ci saranno delle complicazioni, saranno più che altro fraintendimenti, ecco, e però ovviamente superandoli si diventa sempre più forti, ecco. Bene, invece abbiamo visto Sam sbocciare piano piano nella sì, seconda stagione, sta prendendo più confidenza in se stesso, in che cosa ti piacerebbe vederlo mettersi alla prova? Cambia molto, cambia se stesso, ed è proprio questo il personaggio di Sam in questa serie, ritrovare se stesso e capire cosa vuole lui nella sua vita. E ci dicevi che lo vedremo anche fisicamente proprio sì, cambiare. Sì, diverso nei vestiti, nel suo look, nel portamento, sarà proprio diverso. Però diverso è in parte strana, perché ha dei momenti in cui, come si dice a Roma, fa un po' così, un po' il grosso, però poi ha dei momenti in cui ritorna a se stesso. Ma invece gli altri come percepiscono questo cambiamento di Sam? Beh, sono stupiti, tanto che ci saranno anche delle scene dove Christian, questo si può dire, lo dirà anche di questo cambiamento sì, che sì. Sconvolge veramente il gruppo. Esatto. Sconvolge, diventa più bello. No? Insomma, eravamo abituati a vederlo nella prima stagione, come l'avete visto tutti voi, nella terza arriverà veramente a essere una persona diversa. E invece gli Alex and Cole li abbiamo visti affrontare anche questo... Insieme, sempre! Questo? Questo talent show, scusa, mi sono godendo il momento. E invece adesso che hanno superato il talent show, potrebbero fare un disco, come li vediamo? Perché sappiamo che il problema di Emma darà un po' di difficoltà. Sì, Nicole che parte per la tangente. Dico sinceramente, non possiamo dirvi un po' più avanti, non possiamo dirvi niente, però cioè, comunque vedrete. Nel senso, non possiamo dire, sarà... La stessa cosa, scusate. Vabbè, la parte principale. No, vabbè, in effetti serie, è vero, cioè nel senso... Praticamente facciamo, è finita. No, è vero, è vero, è vero. Cioè, come sempre, come in tutte le stagioni, alla fine ci saranno le complicazioni che poi alcune risolveremo, altre no, magari nessuno si risolverà, nel senso, è questo proprio il bello, vedere se andrà bene tutto, no. Comunque molti colpi di scena, questo sì, si può dire. Esatto. Mi raccontate un momento divertente che è accaduto sul set. Che con noi ha lavorato anche l'altro Federico Russo, il DJ. Quindi è stato bellissimo perché una volta viene là il runner, il buon Mauri, che lo salutiamo, viene là e mi fa: ciao Fede, sono qui sotto. Faccio, ma guarda che ero convocato alle 9 in realtà, cioè no. Ho fatto vabbè, aspetto, quindi tutto di corsa, scendo, stacco e alla fine era l'altro Federico Russo, si è sbagliato. No, ho sbagliato Federico Russo, ah, vabbè, grazie, tranquillo. Ma oggettivamente di episodi divertenti, cioè ce ne sono 2000, anche perché siamo un gruppo di 10 ragazzi, ci divertiamo sempre, ci conosciamo da 3 anni, è una famiglia, quindi il modo di divertirci lo troviamo davvero ovunque. Un saluto ai lettori di Ginger Generation. Ciao! Poi per quello che riguarda Nicole, quello che posso dire è che in una situazione finalmente di quiete in cui sono riusciti a trovare un compromesso e stanno bene, arriva questo personaggio nuovo mascherato che spopola sul web.